Le cellule staminali in futuro potrebbero aiutare la cura di gravi patologie, oltre che essere utili in medicina estetica. Si possono estrarre dal grasso con una accurata procedura. Manuela Lucchini. Non siamo capitati in un film di fantascienza. Siamo più semplicemente a San Marino, in uno dei più importanti centri di ricerca e conservazione delle cellule staminali del grasso. Il grasso, ormai si sa da tempo, è una fonte importante di queste cellule. In questa cell factory si effettua l'estrazione, la coltura cellulare e la crioconservazione di cellule staminali del tessuto adiposo, che possono essere utilizzate per impieghi immediati e futuri. Per realizzare trattamenti efficaci. Le cellule staminali derivate da tessuto adiposo possono essere utilizzate per la rigenerazione di diversi tessuti, come ad esempio la cute, la cartilagine o il tessuto osseo. Possono quindi essere utilizzate in caso di traumi, ustioni, interventi chirurgici. E questa non è fantascienza, come abbiamo detto all'inizio, ma è già una realtà. Sì, siamo ancora in fase sperimentale, ma in realtà si conosce da molti anni che il grasso è molto ricco di queste cellule staminali. È l'ultima frontiera sulla ricerca delle cellule staminali, non solo da cellule embrionali o ricavate dal cordone ombelicale e dal midollo osseo degli adulti. Ora le staminali si possono isolare dall'adipe con una tecnica semplice e sicura, una scoperta presentata a Bologna. Questo prodotto cellulare può essere usato per ottenere delle culture cellulari, cellule staminali, che hanno delle caratteristiche di qualità ottima, per cui diventa la benzina per poter far andare avanti tutta la macchina della ricerca. Le staminali ricavate dal grasso con questa nuova tecnologia abbasserebbero i costi di produzione, una lotta contro il tempo per dare speranza alla cura delle malattie più invalidanti. Cosiddetta medicina rigenerativa, cioè il tentativo di riparare organi e tessuti danneggiati in maniera irreversibile e attualmente non curabili anche con i più moderni presidi farmacologici o chirurgici.